grazie. Come your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. This is what. This is what. Lila. Lila. This is what you are. La la la. La la la. Wandering in the night, what were all the chances we'd be sharing love before the night was through? I have known your game all along and knew it was not long. You're in my mind and always found. Il suo ultimo CD si intitola Romantic, Ladies and Gentlemen, Mario Biondi. Questa è Romantic, no? Rock and roll oggi. Com'è? Ho seguito un po' il dress code qua del rock and roll, va bene? Ma tu vai, puoi venire come vuoi, si accomodi. Vado là? Prego, prego. Avevo capito tutto, lo sapevo. Che tanto cosa? Complimenti, bravissimo. Andava bene Jessica oggi, eh? Vabbè, poi detto da Jessica, una voce come la sua. Jessica è una cantante super, scusami se mi permetto di spendere due parole. No, noi ci fa piacere, permettiti. Noi qui se la famiglia degli affetti stabili viene lodata, siamo solo felici. Qua vedo solo degli affetti. Ora, non ci conosciamo personalmente, però... Le presento Cannoletta Massimo. Ho un affetto per lui perché l'ho seguito nelle sue peripezie, voglio dire. Grazie. E poi, vabbè. Romina, io però ho un'adorazione bella per lei e per la sua famiglia in toto. Quindi. E poi abbiamo il maestro Remigi. Poi c'è il maestro Memo Remigi, number one in the world. Senti, sei romantico? Non volevo mancare di rispetto non a te, però scusami, non ma ti preoccupare. Maestro Memo Remigi. Viene prima lui. Una questione storica proprio di importanza. Sì. Senti Mario, ma sei romantico come il tuo disco? Allora, in teoria un uomo non dovrebbe dire di essere romantico. Ma chi l'ha detto? L'uomo deve essere un duro. Ma chi l'ha detto? Non deve essere un po'... Ma guarda, noi qui siamo la Lega per la mozione per gli uomini fragili. Ma io sai, ho fondato la mia vita sull'essere mai troppo vincente, perché... Bravo. Non mi ha mai fatto impazzire l'uomo che vince, quello che spacca, quello che rompe. Quindi... Potevo fare questo outing e dire di me stesso che sono effettivamente un inguaribile romantico. Poi, ovviamente, con la mia visione, con quello che per me è il romanticismo. Perché magari qual è la non cosa è, più non romantica? È proprio l'accezione capiamo, totale. Capiamo non so. Qual è la cosa più romantica che hai fatto, così ti diciamo se è veramente romantico oppure no. Allora, intanto il romanticismo che voglio esprimere in questo progetto è un romanticismo un po' a tutto tondo. Cioè un romanticismo che parte da... dalle idee da bambino dove il mondo dovrebbe essere un mondo che vive nella pace, che vive nella fratellanza, che vive... E già questo per me è una visione da romantico, sociale, ma anche a volte visto da queste scemo, insomma no, perché uno dice ma dai, credi ancora a queste cose, nelle favole, il mondo è tutt'altra cosa. E io invece ci lotto, mi piace lottare con questa cosa. Lotto per l'armonia familiare, che è una roba il cui presente a noi improponibile. Figli. No, sono loro che hanno un padre. Io ogni tanto ho 9 figli, non sempre. Ogni tanto ne ho 8, poi diventano 7, 6, 5. Sono modulabili. I nomi te li ricordi tutti? Devo consultare l'agenda, però... No, da 3 donne diverse? Ah, pure questo devo dire, non posso dirlo in pubblico. Ma io lo so, aspetta, io ce l'ho scritto da qualche parte, te lo dico io. Da qua, da... Sì. Quattro. Lo dico io, 4. Monica ne ha fatti 6, Giorgia ne ha fatta una, Romina... Ecco, lì c'è un refuso. Ecco, posso darti un input importante, perché poi i giornali ogni tanto hanno sbagliato. Perché infatti io ti faccio i primi domande. Due sono di Sara. E Sara poi si arrabbierà prima o poi, perché
addossano tutti i primi 6 figli miei a Monica. Monica ne ha 4. Ora, non rendiamo più difficile questa cosa di quanto già sia. 25. E il più piccolo? Un anno e mezzo, Maria Etna, la più piccolina. Però perlomeno abbiamo, diciamo così, abbattuto, hai dato il tuo contributo, diciamo così, avverso la denatalità. Se me l'avessero detto, non avrei creduto a tutto ciò, a dirti la verità. Cioè, non è che se mi avessero detto, tu avrai 9 figli, avrei detto, ma mi faccia il piacere. Vabbè, adesso vediamo, hai fatto anche dei duetti con tanti artisti. Oltre dei figli ho fatto anche dei duetti. Esatto. Sì. Ne vediamo uno molto importante, c'è anche un video messaggio per te. Dai. Oh, chi è? Se io fossi una donna che torna qui, che tornerei. Ciao caro Mario, ci conosciamo veramente da tantissimi anni. E un giorno ti chiedemmo se volevi cantare un brano insieme a noi. E grazie alla tua generosità, devo dire che hai accettato immediatamente. Il brano ci penserò domani perché ci è sembrato il più adatto alla tua particolarissima e straordinaria vocalità. Mi svegliai la mattina e sentì la sua voce di là. Ci siamo divertiti veramente tanto ad inciderlo insieme a te, ma ancora di più questa nuova versione di Ci penserò domani è piaciuta moltissimo al pubblico e questo non è poco. Ti abbraccio Mario, ti voglio bene, un abbraccio a tutti, ciao. Abbi cura di te, pensai da solo. Qui eravate a Domenica Inn, 2012. La meraviglia dei Pooh. Qual è la meraviglia dei Pooh? Loro sono una meraviglia, vero? Una meraviglia italiana, i talenti meravigliosi, dei musicisti pazzeschi, delle canzoni bellissime. Belle persone anche. Persone squisite. Stefano tutte. Dorazio? Purtroppo non ho avuto fatto venire la pelle d'oca. Ah. Non ho avuto la possibilità di frequentarlo, ecco, non ho più avuto la fortuna di frequentare, sì, Red, Dodi. E... Senti, poi della tua biografia c'è un dato che mi incuriosisce. Tuo papà era anche lui un musicista, che aveva però dovuto rinunciare perché poi a un certo punto bisognava lavorare, magari non aveva più inseguito i suoi scelte sogni. Scelte di vita, dai. Esatto, che tu invece, fortunatamente per noi, che abbiamo il privilegio di poterti ascoltare, non hai compiuto. Tu hai preso il cognome d'arte di tuo padre. Sì, ci tenevo a fare, insomma, è stato lui il, diciamo, quello che mi ha buttato sul palco, che avevo più o meno 12 anni, a 6 Eccolo anni. Eccolo qui. Ha insistito. Guarda che bel ragazzo. Ha insistito, sì, aveva anche qualche cappello in più di me, devo dire, un bel po'. Ha insistito a 6 anni che facessi il provino per lo Zecchino d'Oro. A 12 anni mi ha buttato sul palco a fare da corista, a 13 già dovevo fare il solista. Ha rotto le scatole per lungo tempo. Poi a un certo punto ho capito che rompeva le scatole, però a ben vedere, ha capito che in me c'era questa fiamma per la musica, questo amore per la musica. Tant'è che, malgrado un brevissimo periodo nel quale ho voluto un attimino prendere le distanze dalla musica, poi dai 16 anni a oggi non mi sono mai fermato, ho sempre fatto musica, dai piano bar ai jazz club. E diciamo, aver preso il suo, siccome papà non c'è più, immagino che aver preso il suo nome d'arte è anche un po' per una sorta di riscatto, e questo noi ci piace sempre, che ci sia, sì, un filo fra le generazioni. Sì. Adesso mando la pubblicità e poi abbiamo anche una super surprise per voi, quindi restate con noi. Siamo qui con Mario Biondi e forse sai fare vedere il video di Romantic. Ah. Lo vediamo? Perché, ci sono anche delle persone che conosciamo bene, vero? Carini. Perché. Ma dove è finito Samuel? Samuel. Samuel, ogni tanto spero che ce l'avete, c'è stato da voi, Samuel. Il video!
Coreografia di Tomasini? Coreografia di Luca Tomasini, assolutamente sì. Si vede, insomma, la sua firma è eccezionale. Molto bella, molto bella la canzone, molto molto bella, bravissima. Carina anche la ballerina, hai visto? Carina anche la ballerina. Il ballerino anche il ballerino, un po' meno però. Sì, c'ha il suo perché. Perché è come un film di Woody Allen, dallo schermo, dalla magia del cinema alla realtà. Lucrezia Lando e Samuel Peron con noi. Take me up and love me down, hold me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cry. This is what you are. Say I am. This is what you are. I am. This is what you are. Oh. Mio, dai, venite, vi siete divertiti a fare il video? Bravissimi. Tantissimo. Bravissima. Hanno preso anche un sacco di freddo. Un gelato. Tantissimo anche quello, perché era 15-16 di febbraio. Sì. E eravamo al Museo del Balloon. Wow. Brava. Fuori pioveva. E io e lei ci trovavamo spesso. Siamo per allenamento. Sto pezzo è fighissimo, ma è veloce. È un po' tirato, sì. E ci siamo trovati BPM. Spesso e volentieri a stare nudi in scena. E non dico così. Alle 3 del pomeriggio. Ci sono le riprese, c'è il video. Quindi... Avevate nudi, avevate. No. Eravamo coperti nel due pezze giusti. Le avevano addosso, però poco. E comunque c'era un gran freddo lì dentro. Faceva un freddo pazzesco, perché poi quando la gente se n'è uscita tutta quanta, perché noi abbiamo iniziato a girare da sera fino alle 3:30 del mattino. Diciamo alle 8 di sera, quindi, 7:30 di sera in poi. No, ma è stata fantastica, è stata una bellissima esperienza, anche perché per me lui è un musicista, è un cantante. Di livello proprio. Guarda, lo vediamo duettare anche con altri artisti molto popolari. Tu hai duettato, aspetta perché ce l'ho scritto qui. Pino Daniele, Renato Zero, Renla Vanoni, Gigi D'Alessio, Rita Pavone, i Pura abbiamo visti, Dionne Warwick, Barb Bacharach, Michael Baker, Michelle Bond, Michael Bolton, vabbè. Ciao. Earth, Wind and Fire. Ciao. Earth, Wind and Fire pure? Sì, ho fatto un disco con loro, un singolo con loro. Vediamo le clip italiane. Oltre che vendo sempre, che loga, poca, notte che bene, notte che va, e esce sto giorno che a me spenta, notte che sto in salati, e chi so della vita mia. Ma adesso non voltarti, voglio ancora guardare. Girare la testa dove sono le tue mani, aspettiamo che ritorni la luce di sentire una voce, aspettiamo senza avere paura. Domani. Kremlin. Non era questa la clip, abbiamo avuto l'occasione comunque di riascoltarti. Hai cantato anche Dalla, l'hai conosciuto, Lucio? L'ho incontrato, l'ho conosciuto qui a Roma. E, vabbè, è stato un incontro abbastanza fugace, però piuttosto intenso e pieno di pathos per me, perché insomma incontravo un altro genio. Ma devo dire che sono fortunato, perché poi li ho incontrati un po' tutti questi, quasi tutti. Mi manca Vasco, anzi faccio un appello. Vasco, non ci siamo ancora incontrati, incontriamoci un giorno. Anche solo per dirci cosa ciao. Cosa vorresti cantare con Vasco? Quale delle sue canzoni ti piacerebbe cantare? Cantare con... qualsiasi canzone andrebbe bene. Una che bene. Ti piace più delle altre, tutte dai. Tutte bellissime.
Liberi liberi forse, sì, potrebbe essere. Mi raccomando, questo è il patto, oggi abbiamo avuto due appelli. Ah, già a patto siamo andati? Sì, abbiamo già deciso, sai, io come io sono politica, per cui ho testa politica, per cui per me è una cosa risolta, è già fatto, è il patto della crostata. Il patto di oggi è un altro giorno. Li rivediamo i duetti, dai, che ci tenevo. Gigi D'Alessio e Rita Pavone ci sono, vabbè. Dai, Heart, Wind and Fire, Rita Pavone. Se tu ti stringi le mani, respira più forte, dicendo che l'ami. This love is whirling, but now that it's passing, but I know, let him know that our love is just through. You're still burning like a candle for me. Non dirgli mai che il vostro non è amore, è sesso senza cuore, che ti fa male se ti vuol baciare lì, vicino al mare. When you smile, doesn't see the tears behind the mask. Someone, yeah. Duettato, mi dice. Eh beh, un grande piacere, grande onore. Devi duettare con Romina allora la prossima volta. Mo adesso Power con me, secondo me, peggio se canta con me, non sono brava a cantare. Non ci credo neanche se lo vedo. Infatti, non però, se lo senti. Ah, vero, se lo sento, hai ragione. E... allora, ci provo, mi diletto. Ma sì, sì, sì. Senti Mario, va bene, cosa direbbe papà se ti vedesse? Ci pensi mai? Ma sai, mio padre era un lungimirante, uno che ci vedeva chiaro. Giuseppe, che direbbe? Sì, sì, lui ci vedeva molto bene, molto meglio di me. Nel senso che io ho ascoltato per anni tutto un certo genere di musica e di artisti americani e italiani, naturalmente. E ogni volta facevo un po' il piantino con lui, dicevo... Senti questo qua, gli facevo ascoltare, non so, Luther Vandross o Al Jarreau. Mamma mia, e dicevo... Per me questi sono dei cantanti. E io mi dicevo, ma tu canti in questa maniera? Mi dicevo, non... E tu gli credevi? No, all'epoca no e ancora oggi no. Però, però non sono così lontano, ecco, dal suo pensiero. Faceva bene a incoraggiarti, vedi? Sarebbe così orgoglioso di te, sì, immagino. Sì, sicuramente. Con rompiscatole com'era poi mi avrebbe... Ah, devi fare, devi fare... Ecco, lì mi sarei ritratto, perché io tendenzialmente non devo fare. Io faccio perché ho piacere e ho amore per le cose che faccio. Senti, ma invece della mamma non abbiamo trovato notizie da nessuna parte. Mia madre. Vuoi madre. Parlare di mia madre? Siciliana. E parliamo di mia madre, vabbè. No, vabbè, non so nulla. Ma la mia mammina è una personcina meravigliosa che ci ha insegnato l'educazione, ci ha tenuto tantissimo a tenerci... a tavola, seduti in una certa maniera, che ha rotto le scatole da piccolissimi con l'addizione in italiano, perché le O, le A, le I, quasi come se noi dovessimo fare gli attori nella nostra però, vita. Ma, diciamo, però lei ha sempre l'educazione ragionato è su questa cosa. Ti è servito. Una donna di grande pazienza, di grande... un ammortizzatore umano, perché poi mio padre era un uomo anche pesante. Senti, ma la Nina Nanna la canti? L'hai cantata ai tuoi figli? Tu, le ho quasi tutte personalizzate. Una, allora, dimmene una. Sono cose troppo intime, non posso fare pubblicamente. canto la Nina Nanna di mia figlia, non posso. Va bene, allora poi quando si spengono le luci ce la canti a tutti noi affetti stabili. Allora, Mario Biondi, Romantic Song, sarà anche un lungo tour internazionale che... E ti impegnerà tra Gran Bretagna, Svizzera, Austria e Spagna, poi torni in Italia, per cui seguitelo, andatelo a vedere, sognate, immaginate, peraltro so che tu hai nel cuore sia musicisti ucraini che russi perché ci hai lavorato e che quindi questo conflitto ti tocca
anche personalmente, perché sai che cosa vuol dire avere a che fare con persone che la guerra la stanno vivendo. Assolutamente, che al momento, insomma, con i quali siamo in contatto, che al momento sono un po'... che sono rientrati, sono fuggiti e qualcuno sta qualcuno in Moldavia, qualcuno in Lettonia, qualcuno... Insomma. E che sappiamo... Già se ne parla così tanto che ormai non si sa più cosa dire di questa però cosa. Però ti posso così dire una cosa, è tragica, giusto invece continuare a parlarne perché non dolosa. Deve calare il silenzio. No, e, sopra... e poi purtroppo le notizie, adesso l'ultima notizia che arriva è che Putin sta mobilitando le truppe al confine con la Finlandia, siccome la Finlandia sappiamo è un paese che ha deciso, ha di chiesto recentemente loro, di entrare nella NATO. Ovviamente quando vediamo spostare truppe ai confini noi ci preoccupiamo. Certo. Ne parliamo subito dopo, ma vi faccio vedere questo servizio di Valerio Scarponi e Luca Panichi che riguarda proprio un artista ucraino. Tanti ne abbiamo conosciuti anche nel nostro studio. Lui è un ballerino, si chiama Kirill, faceva il ballerino ma ha deciso di andare a combattere. Grazie Mario Biondi per la poesia voi e l'arte che ci ha riportato. Grande.